Avete presente i Top Gun? Quando volano in alto, lassù c'è una pressione più bassa. Che cosa succede? Vi siete mai chiesti perché gli escursionisti che raggiungono in montagna quote molto alte accusino poi spesso sintomi di malessere? Che cosa accade al nostro corpo quando saliamo in quota? E come fanno i piloti che raggiungono in poco tempo altezze elevatissime a gestire certe problematiche? Lo chiediamo al tenente colonnello Alberto Autore, ufficiale medico dell'Aeronautica Militare. Tenente colonnello, ma cos'è questa struttura che abbiamo alle nostre spalle? Questa è una camera ipobarica, ovvero un ambiente nel quale noi possiamo ricreare l'alta quota attraverso la riduzione della pressione atmosferica. Parlando di alta quota, quindi le ripercussioni sono le stesse sia per un escursionista che per un pilota? Ci sono alcune differenze. L'alpinista sale in montagna lentamente e ha la possibilità di acclimatarsi, il pilota lo fa più rapidamente e per questo è protetto dai sistemi che si trovano sull'aeroplano, ovvero la pressurizzazione oppure la maschera che gli fornisce ossigeno. Possiamo entrare a vedere? Prego. Siamo all'interno di una camera ipobarica, ma cosa serve? La camera ipobarica serve ad addestrare i piloti a riconoscere gli effetti dell'ipossia. E che cos'è l'ipossia? L'ipossia è la carenza di ossigeno. Quando si va in alta quota c'è meno ossigeno nell'aria. E come funziona una camera ipobarica? Una camera ipobarica attraverso la riduzione della pressione ambientale permette di riprodurre l'alta quota. Ma ci sono delle sensazioni particolari che quindi si provano in carenza di ossigeno? Sì, l'ipossia ha diversi sintomi, ad esempio il mal di testa, l'offuscamento della vista, le vertigini, il formicolio. Tenente colonnello, ma mi tolgo una curiosità, come fate voi nell'addestramento a far provare queste sensazioni ai piloti? Il pilota toglie la maschera e quindi respira un'aria con poco ossigeno, simulando una quota intorno agli 8000 metri. In questo modo ha i sintomi di ipossia e l'addestramento consiste nel riconoscere i sintomi e quindi rimettere la maschera, quindi fare le manovre di emergenza. Questo è il casco e la maschera che i nostri piloti utilizzano durante l'attività di volo e durante l'addestramento. Infatti noi insegniamo ai nostri allievi come si utilizza la maschera e a che cosa serve l'ossigeno. Infatti un corso di addestramento prevede varie fasi, quindi c'è l'addestramento all'ipossia e anche ad esempio l'addestramento alla decompressione rapida. In questa camera noi possiamo riprodurre la perdita improvvisa di pressurizzazione di un aeroplano e quindi vedere quali sono gli effetti, quindi l'esplosione, la cabina che si riempie di nebbia e quindi il pilota deve attuare le manovre di emergenza. Quindi quando siamo su un volo di linea è molto importante prestare attenzione alle hostess che ci mostrano come funzionano le maschere dell'ossigeno. Sì, quella maschera ha la stessa funzione di questa, fornisce ossigeno in caso di emergenza e quindi questo ci impedirebbe di perdere conoscenza. Quindi non dobbiamo leggere il giornale. Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni di sicurezza di questo aeromobile. In caso di necessità, l'alloggiamento che contiene le maschere per ossigeno si aprirà automaticamente. Prendete una maschera e attivatela tirando energicamente verso di voi.